Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo, un nuovo appuntamento di Just Today anche questa mattina, in questo giovedì 24 marzo. Come sempre vi terremo compagnia fino alle 10 con questa nostra lunga diretta. Saremo nelle vostre case per raccontarvi tante storie, tanta informazione, le nostre consuete rubriche. Parleremo anche dell'importante momento di preghiera che si vivrà domani 25 marzo, ovvero l'atto di consacrazione dell'umanità intera, in particolar modo della Russia e dell'Ucraina, al cuore immacolato di Maria, che ci sarà proprio domani, solennità dell'Annunciazione. Parleremo di questo, ma parleremo di molto altro, ma iniziamo subito. Ecco, questa è la cartolina che vi mandiamo tutte le mattine, la webcam che punta sul sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e vi ricorda l'invito a mandarci le vostre di cartoline, le foto della vostra città, dei vostri luoghi del cuore per viaggiare in queste 2 ore nel nostro bellissimo paese. Potete mandare le vostre foto, come sempre, al numero di telefono WhatsApp che vedete in sovraimpressione, il 331-737-8033. Iniziamo subito, come sempre, come più ci piace fare, questa giornata, questa diretta da passare insieme con il buongiorno di Padre Pio. Sei lodato Gesù. Guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete qual? La curiosità. L'Apostolo diceva: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi, perché la curiosità è un difetto che distrugge innanzitutto la carità, ci fa perdere la pace con noi stessi, rompe i vincoli della carità con il prossimo e le conseguenze ognuno le può misurare, perché chi più e chi meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della curiosità. Perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Poi tutto il resto non ci deve importare proprio nulla. Una sola cosa ci deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Di aprire la nostra finestra sull'informazione, iniziano già ad arrivare le vostre cartoline, allora ne vogliamo condividere subito una che arriva dai Castelli Romani, in particolare da Santa Maria delle Mole, e ci fanno sapere che gli alberi che vediamo in lontananza, i famosi pini di Roma, cantati anche da Antonello Venditti, sono appunto che gli alberi che costeggiano, i pini che costeggiano l'Appia Antica. Questa è la prima cartolina che ci
giunge dai castelli romani, da Santa Maria delle Mole. Adesso apriamo la nostra finestra dedicata al mondo dell'informazione per scoprire cosa succede in Italia e nel mondo con la nostra rassegna stampa dal web a cura di Nicola Morcavallo. Buongiorno, bentrovati amici di Padre Pio TV. Apriamo la nostra rassegna stampa in un giorno particolare, ricco di riflessioni, soprattutto in relazione al primo mese di guerra in Ucraina, un ambito che ci fa riflettere molto anche sui passi per la pace, pochi a dire la verità, che speriamo possano essere sempre più presenti, soprattutto in queste ore. Ma intanto però gli scenari di guerra ci parlano di tutt'altro. E partendo proprio da un'ultima ora della DN Kronos, facciamo riferimento anche a uno dei titoli che poi troveremo sui quotidiani in edicola. Gli Stati Uniti preparano un piano d'azione in caso di uso di armi nucleari da parte della Russia. La Casa Bianca ha formato una squadra di funzionari della sicurezza nazionale per delineare scenari nel caso in cui la Russia utilizzi armi chimiche, biologiche o nucleari. Lo riporta il New York Times, citando la testata ucraina Pravda Europea. Il Tiger Team starebbe anche vagliando le risposte possibili se Putin colpisse territori NATO, attaccando i convogli che trasportano armi e aiuti in Ucraina. Incontrandosi 3 volte alla settimana in sessioni segrete, il team starebbe anche valutando le risposte se la Russia allargasse la guerra nei paesi vicini, tra cui la Moldavia e la Georgia. Il Tiger Team è stato creato il 28 febbraio, 4 giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Una versione precedente del team ha lavorato per mesi dietro le quinte per preparare il governo degli Stati Uniti alla probabilità di un'invasione russa dell'Ucraina. E dicevamo dei quotidiani in edicola, partendo proprio dal Corriere della Sera, che parla dello spettro delle armi chimiche. Kiev usano bombe al fosforo, Biden minaccia reale e oggi arriva a Bruxelles, Draghi spesa militare al 2% del prodotto interno lordo. Dal Corriere della Sera alla Repubblica. Repubblica che quest'oggi, ecco, vediamo adesso il titolo del Corriere della Sera e passiamo alla Repubblica che quest'oggi riserva una importante sorpresa per i lettori. La prima intervista ad un quotidiano italiano rilasciata dal presidente Zelensky, a firma del direttore della Repubblica Maurizio Molinari. Zelensky, il popolo ucraino sta difendendo l'Europa intera, ma servono aerei. Dunque la prima intervista del presidente a un giornale italiano dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio. L'aggressione più brutale dalla Seconda Guerra Mondiale. Qualche riferimento a questa bella intervista che davvero importante leggere quest'oggi. La guerra lampo di Putin è fallita, la nostra resistenza continua, il nemico è demoralizzato. Il presidente Zelensky risponde alle domande da Repubblica, le domande di Repubblica da una località segreta in Ucraina. È la prima volta che concede un'intervista ad un quotidiano italiano dall'inizio dell'invasione russa. Alla NATO chiede mezzi di difesa aerea per proteggerci dal cielo, ma è disposto a incontrare anche subito Putin a patto di non subire ultimatum. Poi ringrazia il premier Draghi per il desiderio di vederci entrare nell'Unione Europea e Papa Francesco per le sue preghiere e assicura che anche se i russi dovessero prevalere non lascerà la sua terra. Combatteremo tutti fino all'ultimo per difendere l'esistenza dell'Ucraina e per proteggere l'Europa intera da un'aggressione più grande. Passiamo subito al giornale. Parliamo dei primi dubbi anche fra i militari russi. Putin perde i pezzi, fuga dallo zar, se ne va l'ex vice premier e la banchiera statale si dimette, la mossa disperata, pagate il gas solo in rubli e schizza il prezzo. Banca Italia, caro energia, le imprese chiudono, Draghi avvisa la Cina. E in riferimento a quella che viene proprio definita una guerra valutaria, vediamo la prima pagina di Avvenire che riprende la mossa di Putin
sul gas. Gas contrattacco di Putin. A un mese dall'invasione si combatte ferocemente. Segnali di difficoltà delle forze di Mosca, che però continuano il bombardamento delle città. Oggi vertice europeo con Biden. Il Cremlino chiede di pagare l'energia solo in rubli. Il prezzo schizza alle stelle. Kiev accusa. I russi usano bombe con fosforo. Draghi insiste, deve crescere la spesa militare, questo soprattutto in relazione alla possibilità di costruzione di un esercito europeo, comune europeo. E Draghi, appunto, rispetto a questo progetto, ha promesso di alzare le spese italiane fino al 2% del prodotto interno lordo. Questa è una rapida carrellata degli argomenti principali del giorno attraverso i quotidiani. Ci fermiamo dando la linea alla regia e ci ritroveremo insieme per gli approfondimenti più tardi. secondi. In questo momento ritorniamo in diretta e facciamo i nostri passi nella storia grazie alla rubrica Un giorno, una storia a cura della collega Maria Pia Picciafuoco. Marzo 1999, operazione Forza Alleata in Kosovo. Per la prima volta la NATO usa la forza militare senza l'approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bombardando la Repubblica Federale di Jugoslavia, governata da Slobodan Milosevic. Il Kosovo è sotto occupazione militare nel tentativo di interrompere i continui rifornimenti di materiale bellico ai ribelli dell'UCK, sostenuti dall'Albania. Nel febbraio precedente, la Conferenza internazionale di pace di Rambouillet aveva costituito un ultimo tentativo di ricomporre la crisi, ma le condizioni poste dalla Serbia, che hanno come premessa l'accettare il fatto che il paese non sarà indipendente, fanno andare a monte il tavolo della tregua. Del resto, tutt'oggi la Serbia rivendica il Kosovo come propria regione. Il 24 marzo tutto comincia con la virata di un aereo russo sull'Atlantico. A bordo il primo ministro Eugeni Primakov, diretto a Washington per tentare di sedare in extremis l'ennesima crisi balcanica dopo l'era comunista. D'improvviso una chiamata dalla Casa Bianca. Il vicepresidente Al Gore informa Primakov che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno per bombardare la Serbia. Il segnale è chiaro, l'America non ha tempo da perdere, fingendo di consultare la Russia prima di scatenare l'attacco contro gli slavo ortodossi. Gli aerei partono carichi di bombe dalla base di Aviano, territorio italiano. La macchina da guerra atlantica lancia una campagna di bombardamenti vincolata a un timing, 60 giorni. Mai più un'altra Bosnia è lo slogan. Mai più pulizia etnica. Incalzata dalla mobilitazione della società civile, l'Italia aveva adottato dall'inizio del decennio provvedimenti legislativi per accogliere i rifugiati dalle guerre fratricide scatenate al di là dell'Adriatico. Nel solo Kosovo la campagna NATO avrebbe prodotto 1 milione di persone in fuga, tra sfollati interni e rifugiati oltre confine. In quella primavera del 1999 i paesi europei si dividono quote di rifugiati, ospitandoli per lo stretto necessario finché non fanno ritorno a casa. Faticosamente, generosamente, si stavano riscrivendo i precari confini del diritto umanitario in tempo di guerra.
E questo era il racconto di un'altra terribile guerra in queste giornate in cui stiamo nuovamente assistendo a quelli che sono davvero gli orrori della guerra, e ci auguriamo che tutto questo possa finire al più presto con trattative e negoziati di pace che giungano a soluzioni concrete. Ora apriamo il nostro spazio dedicato al mondo delle diocesi. E andiamo a Napoli, dove domani 25 marzo alle ore 9 presso l'Aula Magna della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale avrà luogo un incontro fortemente voluto dall'Arcivescovo Metropolita Don Mimmo Battaglia dal titolo "Perché la Camorra non uccida Napoli? Tu da che parte stai?" per risvegliare la coscienza ecclesiale e civile. L'evento vede coinvolti tutti insieme per appunto promuovere questo giorno, questo momento di riflessioni, la Chiesa di Napoli, la Facoltà Teologica, anche la Corte di Appello, la Procura della Repubblica, il mondo del giornalismo, forze dell'ordine e associazionismo antimafia. Ne parliamo con Don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e Giustizia dell'Arcidiocesi di Napoli, da sempre in prima linea al fianco dei parenti delle vittime innocenti della criminalità attraverso la Fondazione Polis e Libera. Buongiorno Don Tonino, benvenuto, bentornato da noi. Buongiorno, grazie. Anche buongiorno. Se a distanza, ma insomma ce lo facciamo bastare. Sì. Se vedete un essere che mi arriva addosso, il cagnolino che sta in braccio a me, ci farà compagnia. Va bene, chiedo scusa per l'ho detto per correttezza. Va benissimo Don Tonino, assolutamente nessun problema, ci mancherebbe altro. Ascolta Don Tonino, io vorrei partire proprio dal titolo di questo incontro, no? Perché tu da che parte stai? Punto interrogativo. E rende evidente la necessità di schierarsi, di non rimanere indifferenti o neutrali. Prendo in prestito la famosa frase di Martin Luther King: non mi preoccupa la cattiveria dei malvagi, ma l'indifferenza dei buoni. Grazie per questa domanda, perché lo dico veramente grazie, perché il mio intervento domani sarà un po' rappresentativo, ognuno di noi rappresenterà delle cose, e a me tocca stranamente per una volta non rappresentare le vittime o il movimento antimafia, dell'antimafia sociale, ma rappresentare la facoltà teologica, perché insomma sono 15 anni, 20 anni che insegno in quella facoltà, in questa facoltà, e da diversi anni facciamo già corsi di giustizia riparativa per studenti che fanno la specializzazione in teologia pastorale. Per cui questa domanda ha diritto, come dire, di cittadinanza non solo nei confronti della società civile, ma soprattutto in quell'ambiente ecclesiale che ha, come dire, un'ispirazione prima ed ultima, che è la scrittura. Tu da che parte stai? Ogni pagina di Vangelo che una volta letta ci permette, questa pagina di Vangelo ci permette di poter dire da che parte stiamo. Quindi, come dire, è Caino che deve dire da che parte sta, però è anche poi la società civile che deve dire da che parte sta. Questo sicuramente è un dato importante per noi cattolici, per noi cristiani, per noi che studiamo teologia. E l'altro aspetto che è conseguenziale a questo è il tentativo di riscrivere, e forse questo è sempre mancato nella comunità ecclesiale, forme vere e proprie di denuncia che poi possono trasformarsi in annuncio, e viceversa vere e proprie di annuncio che si devono trasformare in denuncia. Io penso che questo sarà il grande limite della comunità ecclesiale, ma non per motivi di collusione, non mi riferisco alle patologie del fenomeno mafioso e del rapporto con la Chiesa, ma mi riferisco davvero a questa, come dire, incapacità dialettica e organizzativa della denuncia. Molte volte si sente dire dai parroci, dai preti, e parlo di parroci, preti, persone buone, voglio dire uomini di Dio, non persone che sono sporcaccioni o che sono chissà che cosa. Però dico, ma noi che possiamo fare? Noi facciamo i preti. È vero che, come dire, essere comunità sul territorio è già un modo per fare anticamorra, è già un modo per essere alternative alla camorra, però dobbiamo trovare anche poi quelle forme di annuncio che si fanno denunce e viceversa.
È importante questo aspetto, sottolineare questo aspetto, perché poi è l'aspetto che ci vede maggiormente coinvolti, proprio come società civile ovviamente. Tra l'altro proprio qualche giorno fa, il 21 marzo, abbiamo vissuto la giornata nazionale per la memoria e l'impegno per le vittime innocenti delle mafie, che ha scelto proprio Napoli come città rappresentativa quest'anno per appunto questo appuntamento che ricorre ogni anno il 21 marzo. Parlavamo di vittime innocenti, anche della criminalità, tu sei presidente. Eccolo qua. Eccolo lì, che è venuto a farci compagnia. Tu sei presidente della Fondazione Polis, che appunto a Napoli si occupa del sostegno proprio ai familiari delle vittime innocenti delle mafie e alla valorizzazione dei beni confiscati alla Camorra. In Campania sono 171, se non sbaglio, le vittime innocenti su 1006 a livello nazionale, quindi insomma un numero importante. Sì, forse il numero è aumentato con le vittime di femminicidio, siamo arrivati al 220-230, perché la fondazione come dire, si è trovata davanti alla propria porta, lo dico con un'immagine ma è anche una realtà, si è trovata anche poi quegli orfani e quei familiari delle donne uccise, che diventano anche loro vittime innocenti, perché credo che il distinguo che va sempre fatto, e qui entro in un ambito non più teologico ma della nostra giurisprudenza e del nostro dato amministrativo, purtroppo in Italia esiste un distinguo che è di una volgarità terribile, un distinguo che ha determinato il legislatore, quindi vedete non bisogna sempre credere che le leggi sono buone, il legislatore ha fatto un distinguo che gli uccisi per mano camorristica o mafiosa hanno, come dire, un'attenzione da 1 a 10-10, e gli uccisi per mano criminale, che poi è la mano criminale, non quella, come dire, in una città come Napoli la mano criminale è sempre riconducibile alla criminalità organizzata, non accedono a nessun riconoscimento, a nessun diritto. Ecco, questo distinguo come dire, ha determinato una grande sofferenza tra i familiari delle vittime. Io lo esemplifico nella mia lingua napoletana, che voi comprendete sicuramente, che ci vuole la ciorta pure a essere ucciso, e me questo davvero, come dire, non è una battuta ma è una drammatica e volgare affermazione che noi siamo costretti a fare grazie all'ingiustizia della legge e delle leggi. Allora stiamo tentando anche come fondazione, anche libera a livello nazionale, ovviamente ci mancherebbe altro, ma noi come fondazione non abbiamo mai precluso nel nostro elenco le vittime innocenti della criminalità comune, cosiddetta comune, perché anche quando è criminalità comune c'è la benedizione, dico in senso ironico, da parte della criminalità organizzata, che permette queste cose sul territorio. Sono sempre comunque vittime innocenti. Ricordiamo il convegno domani appunto presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e nell'Aula Magna della sezione San Tommaso d'Aquino a Napoli, domani 25 marzo ore 9, perché la Camorra non uccide a Napoli, tu da che parte stai, per risvegliare la coscienza ecclesiale e civile. Ti saluto in maniera velocissima, Don Tonino, perché siamo arrivati davvero fuori dai tempi. Grazie comunque per essere stato grazie con noi, grazie voi. Mille e scusate per il ritardo, e buon cammino e buone cose a tutti voi. E continuiamo come sempre a guardarci intorno per capire, conoscere e sapere quello che accade nel mondo, in Italia e appunto nel resto del mondo, soprattutto in queste giornate davvero importanti, davvero particolari, che insomma ci tengono un po' tutti con il fiato sospeso. Allora ridiamo ancora una volta la linea al collega Nicola Morcavallo per gli ultimi aggiornamenti sulle notizie.
Sì, torniamo insieme per degli approfondimenti rispetto a quanto avevamo accennato all'inizio della nostra serie di momenti dedicati all'informazione. Ma restiamo sull'ultima ora perché c'è un resoconto purtroppo drammatico, ma che ci rende ulteriormente l'idea della gravità della situazione che stiamo vivendo a causa della guerra. Ammonterebbero a 15.800 le perdite fra le file russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina lo scorso 24 febbraio, lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 15.800 uomini, 530 carri armati e mezzi corazzati. Un bollettino questo che parla appunto delle forze russe, delle perdite in seno appunto ai militari della Russia, ma c'è un altro dato che è quello relativo alla morte purtroppo dei bambini uccisi dall'inizio della guerra. E sempre sulla DN Kronos leggiamo che dall'inizio appunto della guerra in Ucraina, dopo l'invasione russa, sono stati finora uccisi 128 bambini, lo denuncia l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina sul suo canale Telegram, una denuncia rilanciata dai media locali secondo cui i bambini feriti sono 172. Ma andiamo ulteriormente ad approfondire quanto sta avvenendo in Ucraina attraverso l'ANSA. Il mondo scenda in piazza, Kiev informa l'AIEA, in fiamme foresta vicino Chernobyl. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato le persone di tutto il mondo a protestare pubblicamente oggi 24 marzo, a un mese dall'inizio dell'invasione russa. La guerra della Russia non è solo la guerra contro l'Ucraina, il suo significato è molto più ampio, dice Zelensky, pronunciando per la prima volta il suo discorso in lingua inglese nel tradizionale videomessaggio serale in strada a Kiev. Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade, rendetevi visibili e fate in modo che siate ascoltati. La libertà è importante, le persone contano, la pace è importante, l'Ucraina è importante. Mentre si combatte ormai all'interno di Mariupol, dove è morta per il crollo della sua casa la ginnasta di 11 anni, Caterina Diachenko, torna nello scambio di accuse lo spettro delle armi chimiche e la minaccia del nucleare. In serata le autorità di Kiev hanno informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che una foresta vicino alla centrale nucleare di Chernobyl in fiamme. L'Ucraina chiede alla NATO di inviare missili a medio raggio perché non possiamo vincere una guerra senza armi offensive. Quasi tutta la città di Irpin, alla periferia nord-occidentale di Kiev, fa sapere il sindaco citato dalla BBC, è tornata in mani ucraine. Ancora la mossa di Putin, che abbiamo letto tra l'altro anche attraverso alcune prime pagine. La Russia fa sapere che non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Lo ha affermato il presidente russo, un annuncio che provoca il calo delle borse europee. Francoforte infatti è scesa al meno 1,3%, Madrid meno 1,4%, Parigi e Milano 1%. Dopo le parole di Putin, il rublo ha registrato subito un miglioramento ed ora è sceso sotto la quota di 100 sul dollaro. La valuta russa resta comunque debole rispetto al periodo antecedente alla guerra in Ucraina, quando scambiava 75 sul biglietto verde. Il prezzo del gas in Europa registra un balzo del 34% per poi ritracciare a 125 euro. Questi sono appunto gli andamenti delle borse a livello economico in seguito all'annuncio di Putin. A pagare il gas in rubli, che viene ripreso anche dall'agenzia di stampa Italia con una intervista ad un'altra personalità che di tanto in tanto incontriamo nel corso della nostra rassegna, che ha un ruolo anche nel contesto di questa guerra. Parliamo di Orban, il presidente dell'Ungheria. Ebbene, Orban all'Agi, pagare il gas a Putin in rubli? Noi abbiamo un contratto. A Bruxelles, in attesa del summit dei capi di Stato e di governo, il premier ungherese parla dell'annuncio fatto dal capo del Cremlino di volere che le forniture di energia vengano pagate in moneta russa e del problema di trovare unità in Europa sul fronte delle sanzioni a Mosca. Dunque, Viktor Orban, premier dell'Ungheria,
parla della posizione appunto del suo paese relativamente allo scambio, all'acquisto di gas in Russia, decisione di Putin che ovviamente sembra non scalfire minimamente la posizione economica, almeno a livello del suo paese, l'Ungheria appunto. Ci fermiamo ancora per una pausa, poi torneremo ancora insieme. E quanto è bella la nostra Italia, e noi davvero vi ringraziamo perché grazie alle vostre foto riusciamo a conoscere anche posti che magari non tutti conoscono. Per esempio, io ammetto la mia ignoranza e non conoscevo questo posto meraviglioso in Sardegna, precisamente a Bosa, questa piscina naturale di Cane Malu. Eccola qui, è davvero meravigliosa. Sappiamo che la Sardegna è tutta bella, ma questo davvero è un posto naturale, incontaminato, davvero molto suggestivo. Ce lo manda Fernanda, grazie Fernanda, buona giornata anche a te, beata te che vivi in quei posti davvero così belli. È un altro posto meraviglioso, ovviamente è la nostra cara Sorrento, e ci manda questo breve video Marianna da Marina Grande di Sorrento. Vedete qui che posto meraviglioso, tra l'altro quando poi c'è il sole in questi giorni, insomma la primavera è venuta davvero a trovarci un po' in tutta Italia, è tutto ancora più bello. Bellissimo video, bellissima Sorrento, bellissima la Campania, la Sardegna, bellissima l'Italia tutta. Ora è il nostro momento dedicato alla santità a cura di Fra Italo Sant'Agostino. Buongiorno e bentornati. Oggi 24 marzo ricordiamo Sant'Oscar. Ascoltiamo. Oscar Arnulfo Romero nasce il 15 marzo del 1917 a Ciudad Barrios da una famiglia borghese e cristiana. Terzo di 8 figli, venne battezzato l'11 maggio del 1919. Dalla madre imparò l'Angelus e la recita del Rosario. Terminata la scuola, a 12 anni, divenne apprendista falegname. La sua propensione allo studio e alla intensa preghiera non sfuggirono al suo sindaco, che lo aiutò negli studi in vista del sacerdozio. Ordinato sacerdote, rientrerà nella sua patria come parroco. Dopo diversi incarichi diocesani a lui affidati, divenne vescovo titolare di San Salvador. La speranza del governo era che col nuovo titolo, la sua pastorale spiritualizzata, potesse essere disinteressata ad ogni evento politico. Rifiutò doni costosi e non si presentò alla cerimonia di insediamento del dittatore. Preferiva i poveri. Di fronte agli squadroni della morte che uccidevano i contadini e alle ingiustizie che il dittatore imponeva, pensò fosse necessaria una commissione per la difesa dei diritti umani. Le sue messe cominciarono a diventare affollatissime, memorabili le sue denunce contro i crimini di Stato. Il 23 marzo del 1980, nella sua omelia in cattedrale, gridò: «Nel nome di Dio e del popolo che soffre, vi supplico, vi prego e in nome di Dio vi ordino, cessi la repressione». Fu la sua ultima predica. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, un sicario si intrufolò nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza di San Salvador. E nel momento dell'offertorio, mentre Romero stava alzando il cadice, gli sparò al cuore. Il 3 febbraio 2015 Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto che ufficializzava il suo martirio e lo canonizzò il 14 ottobre del 2018 in Piazza San Pietro in Roma. La sua festa è il 24 marzo, giorno della sua nascita al cielo, e giorno in cui dal 1992 ricorre la giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
Vorrei sottolineare le parole che pronunciò Sant'Oscar. Nel nome di Dio e del popolo che soffre, vi supplico, vi prego, in nome di Dio vi ordino, cessi repressione. Sono parole di denuncia contro il potere del tempo, parole che gli sono costate, ahimè, la vita, ma parole che forse hanno lasciato la loro efficacia e hanno portato la verità, hanno portato la società un passo avanti verso la pace e verso il bene. La sua è stata un'opera un po' di denuncia, una parola che va presa un po' con le pinze, non dobbiamo esagerare, ma credo che noi cristiani, proprio in questo periodo storico, siamo un po' spaventati perché a volte dire qualcosa di diverso da ciò che si dice in giro fa puntare il dito contro di sé e fa perdere delle piccole cose. Noi non viviamo una persecuzione attiva nella nostra società, però viviamo un piccolo clima culturale che non ci consente a volte di essere spontanei come cristiani, e questo riguarda soprattutto i più giovani, che tendono anche a nascondere quando sono a scuola con i compagni la loro fede perché sanno di essere a volte presi in giro o comunque accusati di altre cose. Però il male non può prendere piede perché noi in un certo senso abbiamo paura di perdere la faccia o paura di avere qualche esito negativo. Quando c'è un'oppressione, quando avviene qualcosa, allora noi è bene che prendiamo posizione. Meglio, penso io, come è capitato per Sant'Oscar, subire a volte un piccolo contrattacco piuttosto che divenire complici di qualche oppressione o di un'espressione di una violenza o di una cattiveria, ma ci vuole coraggio e ci vuole fede. Per questo chiediamo l'intercessione proprio a Sant'Oscar. Sant'Oscar, prega per noi. E grazie a Fra Italo. E oggi 24 marzo, appunto, come ricordavamo anche nella clip, la giornata dei martiri missionari, che è stata scelta proprio questa giornata in memoria appunto di Sant'Oscar Romero, ucciso proprio il 24 marzo. Avremo modo di approfondire questo tema sul martirio dei missionari e sui missionari in generale, le loro sofferenze, le loro difficoltà e pericoli che incontrano anche nel nostro spazio, parole da custodire con una davvero toccante testimonianza, poi vedremo insieme. Adesso torniamo ancora a dare un'occhiata agli ultimi aggiornamenti delle notizie. Sì, torniamo insieme per riallacciarci anche a quanto dicevamo poc'anzi relativamente ai dati ad un mese di guerra, delle perdite di vite umane. Per quanto riguarda, dicevamo, le perdite relative ai soldati russi, questo implica un altro discorso, che è quello che viene anche sottolineato dall'intelligence della Gran Bretagna, che dice le forze russe hanno quasi certamente avuto migliaia di caduti nel corso dell'invasione dell'Ucraina, e il Ministero della Difesa britannico dice anche che probabilmente la Russia sta ora valutando di mobilitare i riservisti e i militari di leva, oltre all'impiego di società private di mercenari e mercenari stranieri, per rimpiazzare queste perdite considerevoli. Ma tornando alle implicazioni anche a livello economico, dicevamo della posizione dell'Ungheria, attraverso le parole del suo premier Orban, in quanto alla fornitura di gas per il suo paese, che non viene intaccato dalla decisione di Putin di farlo pagare attraverso i rubli. Ma in Italia la questione è diversa e si innesta in un discorso più ampio a livello economico, dove le bollette già in passato hanno avuto delle sofferenze. Le bollette frenano dopo i record. Ecco quanto scrive la Repubblica, il sito: torna il segno meno dopo 18 mesi. Le nuove tariffe stabilite dall'autority scattano dal 1 aprile, ma il governo dovrà trovare nuove risorse per aiutare famiglie e imprese. La tassa del 10% sugli extra profitti potrebbe aumentare in Parlamento.
L'articolo è molto dettagliato, ma è importante sottolineare che rimane il tema di dover reperire nuove risorse nel caso in cui il governo dovesse aiutare ancora famiglie e imprese. Una strada l'ha indicata ancora Draghi. Il governo nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha introdotto un'imposta sugli extra profitti delle società energetiche, fissata al 10%. Si dice che non basta, vedremo, il provvedimento è in mano al Parlamento. Come dire, se i partiti si prendono la responsabilità di alzare l'aliquota con un emendamento, il governo potrebbe non essere contrario. Ancora una pausa e poi di nuovo insieme. Ed è arrivato il momento dei nostri consigli su come prenderci cura dei fiori e delle piante con Un giorno un fiore. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica settimanale Un giorno un fiore. Oggi vi voglio parlare di questo fiore bellissimo, allegro, solare. È il fiore della Lewisia, una pianta da esterno che per la morfologia delle foglie, che sono molto carnose, ci indica già che è una pianta a metà tra una pianta grassa e una pianta normale. Infatti è una specie di succulenta, una succulenta da giardino al pari delle calanche, delle echeverie. Questa pianta, a differenza loro, ha queste fioriture abbondanti e particolari, molto rigogliose, che spiccano tra la vegetazione. Questa loro caratteristica la può far inserire benissimamente può essere inserita benissimamente in contesti di giardini rocciosi, ma anche nei classici vasi da giardino, anche nelle bordure delle aiuole. È una pianta che si presta benissimo alle varie parti di un giardino. È una pianta resistente, primaverile ed estiva, che ci allieta le giornate con queste fioriture che si presentano a grappolo e a forma di margherita. I colori variano dal giallo senape al bianco, al fucsia ed altri colori. È una pianta che richiede molta luce, quindi anche un'esposizione soleggiata. Ha bisogno di un apporto idrico sempre frequente, quindi il terreno deve essere sempre ben bagnato, non zuppo, bagnato, umido, fresco. Ed è una pianta che ha bisogno di un'integrazione attraverso un concime per piante fiorite o piante da giardino, quindi con una titolatura da piante fiorite. È una pianta molto resistente che sta bene sui nostri balconi, nei nostri giardini, nei terrazzi e per brevi periodi anche in appartamento. Se noi abbiamo una bella finestra soleggiata con un bel davanzale luminoso dove arriva anche il sole, possiamo metterla anche all'interno, in modo che le loro fioriture possano sostituire un bouquet. È una pianta dal fogliame sottile, molto particolare, che si presenta a forma di rosetta, da cui si dipartono queste ramificazioni di infiorescenze. Si presta benissimo in qualsiasi spazio del nostro giardino, come vi ho detto prima, e soprattutto è una pianta semplice. Quindi, che dire, godere delle sue fioriture nei nostri giardini è quasi un dovere, perché a volte arricchire le nostre giornate con un fiore ci rallegra la vita, la giornata e ci fa anche sperare in un futuro migliore.
Torniamo in diretta e lo ricordavamo durante questo nostro programma, ma non solo, durante tutti questi giorni, che domani 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, ci sarà l'atto di consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Papa Francesco, con una lettera inviata a tutti i vescovi, li ha invitati ad unirsi in questo atto di preghiera. E il Pontefice chiede di convocare sacerdoti, religiosi e fedeli nei luoghi sacri per far salire in modo unanime e accorato la supplica alla Vergine Maria. La Chiesa si avvicina a chi paga sulla propria pelle le conseguenze del conflitto, una frase appunto della lettera inviata da Papa Francesco. E i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, ovviamente domani, saranno idealmente uniti a Papa Francesco proprio per seguire a distanza, anche insieme ai fedeli riuniti nel santuario della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la celebrazione della penitenza, che si svolgerà alle ore 17 e nell'ambito appunto della quale il Santo Padre compirà l'atto di consacrazione. Abbiamo nei nostri studi il direttore Stefano Campanella per commentare e anche capire insieme la portata di questa giornata, di questa preghiera che sarà universale. Certo, anzitutto spieghiamo che quello che avverrà domani nel santuario di San Giovanni Rotondo non sarà soltanto un assistere da spettatori a quello che avverrà a Roma e a quello che farà il Papa. Ci saranno certamente dei monitor che permetteranno di seguire quello che avviene a Roma, ma contemporaneamente i frati, i sacerdoti di San Giovanni Rotondo che si vorranno unire, i fedeli, potranno recitare questo atto di consacrazione, anche perché l'ufficio liturgico, l'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Vaticano ha diffuso già ieri sia il libretto della celebrazione penitenziale nell'ambito della quale ci sarà questo atto di consacrazione, sia proprio il testo di questa preghiera di consacrazione. Che quindi è possibile tutti insieme consultare sul sito Vatican Va, diamo anche questa informazione in modo che anche chi ha voglia di scaricarlo può trovarlo lì. Perfetto, e quindi i frati reciteranno, i frati, i fedeli presenti in chiesa e tutti coloro che seguiranno la nostra diretta, perché noi manderemo tutto in diretta, potranno partecipare anche se a distanza a questa preghiera, perché tale è questo atto di consacrazione. Subito dopo ci sarà una concelebrazione eucaristica, terminato l'atto di consacrazione, sempre nel santuario di Santa Maria delle Grazie, nella quale comunque verrà applicata l'intenzione di richiesta al Signore della Pace, celebrazione che sarà concelebrata da tutti i frati e presieduta da Fra Maurizio Placentino, l'ordinario dei frati, che è il ministro provinciale della provincia religiosa dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio. Ricordiamo e sottolineiamo, come hai giustamente fatto, che tutti voi che ci seguite potete unirvi idealmente in preghiera, perché Padre Pio TV trasmetterà proprio in diretta sia la celebrazione della penitenza alle ore 17 appunto nella Basilica di San Pietro con ovviamente l'atto di consacrazione dell'umanità al cuore immacolato di Maria e la successiva celebrazione con celebrazione eucaristica proprio dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Appunto saranno trasmesse in diretta sul nostro canale 145 digitale terrestre, 445 TV Sat, 852 Sky. Diamo queste informazioni anche di servizio in modo che tanti telespettatori possano insomma unirsi in preghiera. È sicuramente un atto, lo dicevamo all'inizio, un momento di preghiera che ha una portata davvero universale in questo momento insomma drammatico e fortemente significativo. Sì, e tra l'altro risponde per l'ennesima volta a una richiesta che la Madonna fece in una delle apparizioni ai tre pastorelli di Fatima, esattamente quella del 13 luglio 1917, in cui chiedeva che fosse consacrata in maniera specifica la Russia al suo cuore immacolato, perché l'umanità stava andando verso una
deriva di perdita di valori, verso una deriva che l'avrebbe portata sull'orlo di alcune guerre, preannunciò quella che sarebbe scoppiata di lì a qualche anno, la Seconda Guerra Mondiale, ma disse che se non si consacra la Russia in maniera esplicita al suo cuore immacolato, questa diffonderà nel mondo tanti errori e diffonderà anche violenza e distruzione. Ecco perché già Pio XII, poi Paolo VI e per ben tre volte Giovanni Paolo II hanno consacrato il mondo, in particolare la Russia, al cuore immacolato di Maria, ed ecco perché in un momento in cui quelle parole della Madonna si stanno rivelando nuovamente di drammatica attualità, anche Papa Francesco ha voluto rinnovare questo atto di consacrazione fatto dai suoi predecessori. Allora l'invito a tutti, rinnoviamo ad unirsi in preghiera per chi può farlo fisicamente. Ricordiamo appunto che nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, qui a San Giovanni Rotondo, ci si unirà anche collegandosi appunto con dei maxi schermi per essere appunto uniti idealmente con il Santo Padre, e poi ci sarà anche la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal ministro provinciale Fra Maurizio Placentino, ma torneremo a darvi indicazioni su questo importante momento di preghiera anche nella giornata di domani. E intanto ringraziamo il nostro direttore per essere stato con noi. Buona giornata. E andiamo avanti, oggi lo ricordavamo, è il 24 marzo, giornata della memoria dei martiri missionari, e vogliamo riproporvi una toccante testimonianza di padre Gigi Maccalli, missionario rapito in Niger nel 2018 e liberato dopo 2 anni di prigionia. È stato ospite nel nostro programma Viandanti sul Vangelo, questa è la sua testimonianza. Stiamo per raccontare una storia davvero significativa e partiamo da questo breve video. Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione del padre Pierluigi Maccalli. Lo salutiamo con questo applauso. Che era stato rapito 2 anni fa in Niger. Ci rallegriamo anche perché con lui sono stati liberati altri 3 ostaggi. Continuiamo a pregare per i missionari e i catechisti e anche per quanti sono perseguitati o vengono rapiti in varie parti del mondo. Era il 18 ottobre 2020, Papa Francesco al termine del suo Angelus ringraziava per la liberazione di padre Gigi Maccalli, missionario rapito in Niger, tenuto sotto sequestro per ben 2 anni. Noi abbiamo il piacere di averlo con noi questa mattina in collegamento. Buongiorno, benvenuto e grazie soprattutto padre Gigi per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. I saluti anche di Fra Raffaele Mangiacotti, nostro frate missionario che è qui con noi in studio. Pace bene. Allora padre Gigi, io riassumo brevemente la sua storia. Era il 17 settembre del 2018 quando fu rapito, e lei racconta che per i primi 22 giorni è stato tenuto incatenato ad un albero giorno e notte. Mi dica qual era in quei giorni il suo pensiero più ricorrente. Ricordo la data esatta, era il 5 ottobre 2018, è stato 17 giorni dopo il trasferimento in moto che siamo arrivati in questo covo, e lì ho avuto il regalo delle catene. La mia caviglia è stata incatenata e l'altro capo della catena attorno a un albero, e per 22 giorni sono rimasto in catene notte e giorno. E le mie tante domande in quel momento erano chiedere a Dio: perché mi hai abbandonato? Cosa mi sta succedendo? Che senso ha tutto questo? Ecco, era un groviglio di domande e di preghiera che vivevo in quello stato di sequestro, che mi è
capitato addosso improvvisamente, non me lo sarei mai aspettato, e quindi tante domande, tanti perché. Lei è stato rapito da un gruppo di jihadisti e io so che lei in quei giorni con la stoffa di un turbante si è costruito un rosario che, per pregare di nascosto, immagino. Come trascorrevano le sue giornate? Lei aveva modo di interagire con i suoi rapitori? Che cosa facevano? Che cosa gli dicevano? Sì, il rosario è stato successivamente, quando poi i mesi sono prolungati, che ho trovato questa modalità, ecco, per pregare e continuare a tenermi agganciato a Dio e alla missione con la preghiera del cuore. Questi ragazzi che mi hanno custodito e sequestrato, avevano sempre questo Kalashnikov in mano, io cercavo un dialogo al quotidiano, mi chiedevano, erano anche loro curiosi di sapere chi fossi, cosa facessi in Africa, e quindi ecco un dialogo così molto terra terra, rispondendo anche un po' alle loro curiosità, ma ho sempre cercato di intessere questo dialogo. È sempre stata la mia modalità di approccio alla missione, ecco, partire dalle domande, partire dai bisogni, perché io credo che missione non è nient'altro che umanizzazione, quindi rapporti umani sono alla base di questo incontro, in cui poi si innesta il Vangelo, si innesta la lieta notizia. Ecco, lei ha detto in un'intervista che si è sentito missionario sempre, anche in quei 2 anni, e questo ovviamente esprime il senso profondo dell'essere missionari, no? Sì, anche in catene, ecco, io, sarà un paradosso, ma le catene hanno aperto lo spazio libero del mio cuore. Io mi sono detto, i miei piedi sono incatenati, ma il mio cuore no. Allora andrò col cuore laddove oggi i miei piedi non possono più andare. E allora questa modalità della preghiera del cuore, che poi aveva anche questo contorno del rosario di stoffa che mi ero fatto, era un modo per pregare per le periferie del mondo, per i missionari, per la pace. Ecco, questa è stata la mia modalità di vivere la missione, e lì ho capito e compreso ancora meglio sulla mia pelle il valore contemplativo della missione. Non per nulla la piccola Teresa di Lisieux, la patrona delle missioni, lei che è una donna, una suora di clausura, quindi con questo cuore, come lei diceva, la mia vocazione è essere l'amore nella Chiesa. Ecco, io ho detto, sarò anch'io in questa dimensione un cuore che pulsa energia, vita, preghiera per le periferie del mondo e della missione. Questo spiega anche il titolo dato al suo libro, ovvero Catene di Libertà. Io le avrei chiesto come mai Catene di Libertà, direi che ce l'ho appena spiegato. È un libro edito da EMI nel quale lei racconta appunto la sua storia e cosa appunto ha vissuto. Ma lei ha avuto paura di morire, padre Gigi? Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto veramente paura? Ma sono stato minacciato nel momento del rapimento con questi fucili, uno l'ha puntato su di me invitandomi a non muovermi mentre aspettavamo le moto sulle quali poi siamo partiti per questo lungo viaggio. Un'altra volta, credo ricordare fosse 9 mesi dopo il sequestro, ecco, un mujahideen mi ha detto: la prima occasione ti posso mettere una pallottola in testa. E lì, ecco, ho detto: devo stare attento a quel che dico, a quel che faccio, perché veramente
è molto precaria questa situazione, però ecco, la speranza c'era sempre che potessimo andare verso un'uscita, una soluzione negoziata, oppure un'occasione che si presentasse e potesse essere per me la porta d'uscita. Quindi, e per fortuna così è stato, siamo tutti molto grati al Signore che lei oggi possa essere qui a raccontarla questa storia. È stato liberato lo scorso anno e il 9 novembre del 2020, poche settimane dopo la sua liberazione, incontra Papa Francesco. Mi racconta quella giornata, che cosa ha provato, che cosa le ha detto il Papa, Padre Gigi? È stato veramente un incontro con un padre, e posso dirti con tanta emozione e commozione che mi sono sentito periferia al centro. Ecco, questo Papa e questa Chiesa che ha a cuore le periferie del mondo. Io mi sono sentito veramente, ecco, ho portato al Papa questa periferia di Bomuanga, in questo piccolo centro nel sud-ovest del Niger, perché continui a portarlo in preghiera. Ecco, è stato veramente un abbraccio di un padre verso un figlio lontano, ma che quel giorno, ecco, potevo incontrarlo, proprio un'occasione per me inimmaginabile, mai avrei pensato di trovarmi così davanti a Papa Francesco. Padre Raffaele, è una storia davvero toccante, certo. Ed è la storia di tanti. Ora qui Padre Gigi è a raccontarlo, però davvero non dimentichiamo, come Papa Francesco ci ricorda sempre, di pregare per i tanti missionari che spesso mettono a rischio la propria vita. Allora, Padre Gigi, grazie ancora. Questo programma si chiama Viandanti sulle strade del Vangelo, e noi diciamo sempre che speriamo che le nostre strade si incrocino anche con i tanti amici che vengono a trovarci in questo spazio, quindi ce l'auguriamo anche per lei, ci auguriamo che le nostre strade possano incrociarsi presto. E se posso aggiungere davvero, ecco, un invito a pregare per gli altri ostaggi. E se una parola Papa Francesco mi ha dato, quando io l'ho ringraziato anche per quel saluto che ha fatto alla piazza San Pietro, gli ho detto grazie di aver pregato per me, e lui mi ha interrotto e mi ha detto: noi abbiamo pregato per te, ma tu hai sostenuto la Chiesa. Ecco, io mi sono sentito parte, ecco, di questa Chiesa, e in questa Chiesa io chiedo a tutti di continuare a pregare per le periferie, soprattutto chi soffre e i tanti ostaggi. Grazie di cuore per la vostra preghiera. E questa era la straordinaria testimonianza di Padre Gigi Maccalli, che salutiamo e abbracciamo. Ora andiamo a viaggiare, come sempre a quest'ora, con la nostra rubrica Un giorno, un viaggio. Questo bellissimo complesso abbaziale si trova a pochissimi chilometri da Lecce, immerso nella campagna salentina dei fico d'India, dei muretti a secco, quindi all'improvviso, camminando lungo la strada che porta al mare, ci si trova questo bellissimo complesso monumentale. Martella, responsabile per il FAI dell'Abbazia di Cerrate. Per capire la storia dell'Abbazia di Cerrate dobbiamo ritornare all'Alto Medioevo, quando sul nostro territorio arrivarono dei monaci che fuggivano dall'Oriente per vari motivi, principalmente le persecuzioni iconoclaste. Quindi arrivarono sul nostro territorio, trovarono un buon rifugio e quindi nel 1000 il rito greco era molto diffuso. L'avvento dei Normanni comportò la fondazione di monasteri
monasteri, che vennero alcuni di questi affidati proprio a monaci italo-greci. Quindi dobbiamo immaginare che Cerrate era il monastero italo-greco più importante del contado di Lecce, con estesissimi possedimenti, stalle, refettori, celle. Ai leccesi piace ricordare una leggenda secondo cui l'abbazia di Cerrate venne fondata da Tancredi d'Altavilla, che mentre era a caccia nella foresta di Lecce si imbatté in una cerva, la inseguì per cacciarla, fu condotto all'interno di una grotta, nella grotta ebbe l'apparizione della Vergine e quindi decise di far edificare nel posto in cui ha avuto la visione questo bellissimo complesso abbaziale. Come vi dicevo però, questa è una leggenda, è molto più probabile che l'abbazia venne fondata tra la fine del 1000 e i primi anni del 1100 da Boemondo d'Altavilla. Ebbe dei secoli di grande fioritura, poi per vari motivi l'abbazia fu abbandonata dai monaci. Nella metà del 1500 passò sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, che però non aveva qui a Cerrate i suoi infermi, ma utilizzava più che altro tutte le stesissime proprietà per le rendite che producevano. L'ospedale degli incurabili trasformò tutti quelli che erano gli spazi destinati al monastero, quindi celle, refettori, in spazi utili all'attività produttiva, quindi stalle, fienili e così via. Quindi quella che era l'attività agricola divenne l'attività prevalente. L'ospedale degli incurabili rimase nel nostro territorio, rimase qui a Cerrate fino alla metà del 1800. Dopodiché si avvicendarono varie proprietà private che utilizzarono comunque l'abbazia come una delle tipiche masserie salentine, quello che avviene in tutte, diciamo, avviene in tutte le altre masserie. Nel 1965 vari studiosi segnalarono lo stato di abbandono e di degrado in cui versava la chiesa, ma anche, diciamo, tutti gli altri edifici che componevano il complesso abbaziale, e quindi finalmente la provincia di Lecce decise di acquisirla. Portò avanti i primi restauri e qui arriviamo ai giorni nostri, quindi quegli anni più vicini a noi, per cui l'amministrazione provinciale, non potendo più investire in opere di restauro, gestione e manutenzione del sito, l'ha affidata al FAI con un contratto di concessione trentennale. Quindi noi siamo in abbazia dal 2012 e l'abbazia rappresenta il primo bene del FAI in Puglia. E torniamo in diretta, ci prepariamo a salutarvi con Just Today, ma prima ancora uno sguardo alle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Diamo la linea al collega Nicola Morcavallo dall'altra parte dello studio. Soffermarci su un tema che sta prendendo piede in questi giorni, il super raffreddore, almeno così è stato ribattezzato, e leggiamo un articolo sul sito del giornale. Arriva il super raffreddore, come si distingue dal Covid? Ebbene, ma è Covid o raffreddore? Si tratta di SARS-CoV-2 o influenza? Quante persone avranno fatto questa domanda a loro stesse in caso di sintomi e prima di un accertamento diagnostico a parenti e amici? Nel primo caso, ad esserne colpiti sono tutti bambini e adulti con una sintomatologia di gastroenterite alimentare. I rotavirus, invece, colpiscono maggiormente i bambini in età pediatrica, anche quelli al di sotto dei 5 anni. In questo periodo pandemico è chiaro che riconoscere ai primi sintomi di cosa si tratta è molto complicato, anche perché Omicron 2 si può manifestare con malesseri intestinali. A fare chiarezza ci ha provato Claudio Mastroianni, direttore di malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma e presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, che ha spiegato che con la stagione primaverile questi virus colpiscono più facilmente la categoria appena descritta e che, anche se la sintomatologia potrebbe essere sovrapponibile al Covid, nella stragrande maggioranza dei casi il quadro clinico è ben distinto.
Ma qual è la differenza tra Omicron e influenza? L'esperto spiega che mentre Omicron colpisce le alte vie respiratorie e in qualche caso provoca disturbi intestinali, nell'influenza intestinale invece si ha febbre, diarrea e vomito senza sintomi respiratori. Ecco perché il tampone rapido molecolare è la soluzione più consigliata. Come evitare il contagio? Ovviamente trattandosi di virus, dopo 2 anni di pandemia abbiamo imparato che il contagio può essere evitato curando innanzitutto l'igiene. L'Istituto Superiore della Sanità fa sapere che la trasmissione può avvenire per contatto diretto o se vengono condivisi posate, asciugamani, ma anche lo stesso cibo con una persona con l'infezione in corso. Come suggerisce l'infettivologo, evitare le cure fai da te, ma sentire sempre il proprio medico che darà la cura più appropriata dopo accurata anamnesi. Questa la notizia che abbiamo voluto approfondire quest'oggi, ma un invito prima di lasciarci ad una bella intervista che troviamo ancora attraverso i siti internet del Corriere della Sera. Vialli torna in nazionale per Italia-Macedonia, la partita di questa sera, ma è bello poter approfondire quanto Vialli racconta della sua esperienza umana legata alla malattia. Davvero da leggere questa intervista. A te Maria Antonia, per oggi con le notizie terminiamo qui. Grazie Nicola, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi vi ricordiamo che subito dopo di noi l'appuntamento con la preghiera del Santo Rosario, a seguire troverete Anna Maria Salvemini con Padre Luciano Lotti e loro laici nel futuro. Tornerà anche l'appuntamento con l'informazione, il mondo intorno alle 11:15 circa. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata con Padre Pio TV.